famiglie. Il commercio tra gli Stati Uniti e il nostro paese, ecco, questa vicenda che poi fa il paio anche con l'apertura delle nuove regole, perché sulle nostre tavole dovrebbero arrivare i cibi del futuro: insetti, alghe, nanomateriali o coloranti prodotti con tecnologie avanzate e naturalmente l'hamburger di coccodrillo o di zebra. Che fa riflettere è che se si fosse voluto trovare dei frammenti nella crisi oggi dell'identità europea già da qualche tempo, avremmo dovuto prestare più attenzione al settore agroalimentare, incontrando l'attenzione dei cittadini consumatori, delle associazioni dei consumatori tutte, con una direi proiezione non sufficientemente discussa nei tavoli di lavoro istituzionale. Cioè, voglio dire che l'Europa in crisi, noi l'abbiamo vista ad esempio a partire dai regolamenti sugli organismi geneticamente modificati, esatto. Dove sono trascorsi 20 anni per poter arrivare ad una regolamentazione che è lo specchio oggi di un'Europa divisa. Cioè, nel 1997 si decise di introdurre la libera circolazione degli OGM considerati con un principio di sostanziale equivalenza uguali ai prodotti ottenuti con le metodologie tradizionali. Il pubblico dei consumatori in diversi paesi si oppose e abbiamo avuto una faticosa poi evoluzione della disciplina che finisce oggi con una regola molto semplice: ognuno faccia quel che vuole, che non è una indicazione legislativa per un'Europa unita, un'Europa senza barriere, un'Europa in cui ci si misura sulla conquista di diritti, sul rispetto della dignità del consumatore. È un'Europa egoista che lascia vincere i consumatori dove esiste una maggiore responsabilità degli stati, ma i consumatori perdono in quegli stati dove prevalgono le regole del mercato. E questa Europa non ci piace, anche se in Italia abbiamo portato a casa una conquista importante per i nostri cittadini consumatori e per i nostri agricoltori. Allora, la discussione sul trattato internazionale con gli Stati Uniti per il libero commercio, esatto, si muove in questa logica. Cioè, noi vorremmo una maggiore trasparenza, innanzitutto, poter conoscere attraverso il Parlamento europeo e quelli nazionali un po' meglio le direttive di mandato, cioè cosa si sta discutendo in particolare negli ambiti dell'alimentazione, dell'agricoltura e della salute, oltre che dell'ambiente. Capire quali possono essere elementi di vincolo al mandato, perché lo scambio delle merci non deve essere l'unico obiettivo, no? Nel mettersi seduti a un tavolo dove si confrontano anche delle culture di consumo diverse, delle modalità di gestione. L'Europa faticosamente ha introdotto il principio di precauzione che vale nel settore ambientale come in quello alimentare. Se ci sono delle ricerche magari marginali, minori, introducono degli elementi di dubbio, è bene che il legislatore faccia valere delle regole di divieto. Negli Stati Uniti vale la regola opposta, cioè finché qualcuno magari non subisca delle lesioni gravi nell'assumere con continuità un alimento, quel prodotto non viene vietato. È chiaro che si tratta di percezioni, modi e stili di vita completamente diversi. Ecco, noi vorremmo conservare questa diversità europea. Il rischio è che il trattato possa obiettivamente mettere in discussione questa diversa impostazione attraverso dei meccanismi di automatico adattamento. Questo libro dell'ex ministro Paolo De Castro, parlamentare europeo, Cibo, la sfida globale per i tipi delle saggine, collana saggine della Donzelli, che lui dice sì, però dobbiamo sfamare 9 miliardi di persone, da una parte dice rafforzare il ruolo della ricerca e dell'innovazione sarà fondamentale anche per contrastare quelle visioni di politica agricola e commerciale che stridono con la food and nutrition, la sicurezza, nutrizione e alimentare, amplificando i rischi delle incertezze.
però contestualmente votano perché ci sia senza nessun controllo l'apertura di questo trattato che funziona solo per le grandi aziende americane e credo, come abbiamo citato prima, che possa interessare anche i paesi che noi vogliamo aumentare, come si dice, paesi emergenti, dando sfogo alla loro produzione, però non credo che noi abbia bisogno di carne di coccodrillo o di carne di zebra, non sapendo come questi animali vivono e vengono poi selezionate. Sappiamo che in Argentina, per giochi di potere mondiale, era il granaio, ma era anche produttore di carne bovina che sfamò tutta l'Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vengano messe, diciamo, in secondo piano. Chi è che manovra tutto questo? Ecco, perché in Europa, in Italia non c'è questo dibattito? Che cosa sta accadendo? Tutto anche qui, posso dire, una agrimentale gate, mutuando il dieselgate della Volkswagen, ci vogliono far credere cose che poi non sono vere. In questo periodo noi abbiamo avuto la fortuna come paese di ospitare Expo. E ci arriviamo, esatto. E il dibattito che ha accompagnato questa grande e straordinaria manifestazione è stato quello di richiamare l'attenzione sul modello di sviluppo, sulle qualità dell'agroalimentare italiano, preso a riferimento per investimenti in termini di sostenibilità ambientale, valorizzazione delle diversità nei paesi che appunto hanno fatto riferimento all'Italia per dare ad un settore agroalimentare redditizio e ricco poi di valori nella, insomma, presentazione dell'identità di paese. E il trattato transatlantico è stato un pochino a margine. Il trattato transatlantico esiste soltanto nelle borse dei negoziatori, esatto. Sono loro che hanno le agende. Siamo arrivati all'11° round, concluso di pochi giorni fa a Miami, però non abbiamo un testo da distribuire, da leggere, da annotare con la matita rossa e quella blu. Abbiamo delle direttive di negoziato e degli scarni aspetti messi in evidenza sul sito della Commissione, dove poter accedere, ma devo dire che gli elementi di analisi sono appunto limitati e questo chiaramente ha fatto sì che non si arrivasse ancora ad una discussione approfondita. Noi, per quanto ci riguarda, la stiamo proponendo proprio in questi giorni, devo dire anche la politica sembra risvegliarsi da un certo torpore, iniziano dei cicli di audizione da parte delle commissioni parlamentari, c'è un interesse delle associazioni dei consumatori a conoscere meglio quello che è oggetto di negoziato e si intende definire. Spero che, come al solito, la trasparenza aumenti e alimenti una migliore definizione anche delle procedure negoziali, ma soprattutto siamo preoccupati di quello che non c'è scritto nel trattato, vale a dire come tutelare il patrimonio di diversità delle regole europee e anche nazionali. Lo abbiamo ricordato, come hai detto tu all'inizio, certo, di questa chiacchierata, a proposito della nostra resistenza sul latte fatto con, esatto, le polveri, esatto, che sono regole italiane che, esatto, facciamo fatica addirittura a salvaguardare in Europa e che potrebbero risultare travolte nel momento in cui si cercasse l'omogeneizzazione del mercato a livello transatlantico. Yeah.